già da noi. Ah Mario, dico, ma... Oh, bello mio, allora, che dici? Il sogno mio sarebbe stato conoscerlo. Ah, no, grande, ma lui ha fatto un sacco di film. Sì, 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 ma io proprio... Ma c'è una storia a partecipare. Ma lo fai uguale, però. Sì. È proprio... Ma sì, perché mi diverte. No, mi fa morire. Ma era proprio così, naturale. Lui era naturale, era così. Oh, bello mio, allora, che dici? Lo sai cosa dice sempre lui per la mia come dire, poca diplomazia? Sì. Dice che io prima o poi gli farò fare la fine della scena. Questo è mio figlio. Quando, sempre nello stesso film, e lui fa l'incidente col camion e sale con Verdone e la sorellella. Questa mano può essere una piuma, può essere ferro. Essere... Allora vedono il posto di blocco e la signora. Fame, questo. No, quello. Facciamo sta. Aspetta, quello fa. Questo è mio figlio, eh? Come? Non lo so, ma è troppo divertente. Sto figlio mio, ieri ha mangiato con me. Questo c'ha un alibi di ferro che non finisce mai. Ma questa è la tassa vecchia. Ma io sto pazzo. Ma quindi lei è suo padre? Ma mio padre è questo. Ma chi lo conosce? Allora è suo zio. Senta, confessiamo tutto perché io qua non ci sto. Confessiamo tutto. Ma che devo confessare? Mannaggia, piacere di averti conosciuto. Anche allora hai anche amici simpatici. Aspetto qua con la barba. C'era una volta. Alla prossima. Alla prossima, piacere. Alla prossima, prosciutto e olive greche. Certo, per forza, dai. Bello, ciao Cagnetto. Ciao Orazio. Ciao. Saluto Orazio. Sento l'odore della mia cagnetta. Ah, ecco perché, capite? Oppure puzza di pipì di gatto, non lo so. No, spero di no. Vado. Buonasera ragazzi, per un po' di giorni rivedrete sta solfa ogni sera, perché fino a quando Martina e Anna saranno in terapia, allora avevamo interrotto per l'estate, però non è stata una buona idea perché praticamente Anna non ha preso più la folina, non ha preso più l'acido folico, meglio ha fatto le cose come voleva, ha smesso di prendere un multivitaminico e infatti sta una chiavica. E la signora che ho fatto la puntura ieri, Martina, fino alla settimana scorsa lavorava, ma a ottobre partorisce e quindi praticamente le porto i campioncini mano a mano che li trovo, cercando nelle scatole quelle famose che hanno fatto gli operai, le porto i campioncini di gastroprotettori, quelli però per i bimbi, che sono naturali e che vanno bene in gravidanza, perché ha sempre un po' di gastrite, anche se lei poi, siccome vuole sempre farla dura, mi dice no, non ce l'ho, poi mette i Facebook, sto a morire mal de pancia, perché comunque adesso è stato avanzato, super avanzato di gravidanza. Poi invece il figlio, che forse l'avete visto in una live, quel ragazzo tutto palestrato, e gli porto sempre i campioncini delle aziende perché gli do una mano, diciamo, con i campioncini e le cose così, perché sono in cinque. Non voglio raccontare i fatti della gente, però diciamo che gli integratori e queste cose qua costano, e con i campioncini e tutto gli do una mano, insomma, non mi fate dire altro che non è carino. E quindi adesso abbiamo promesso che per quanto riguarda il Dobetin me lo farò io, se lo farà lei sempre, solo che adesso dopo di qua devo andare a portargli Shirataki a sto mio paziente che parte, un pacco o due, però spero che me ne la... non lo so, adesso vediamo i Shirataki e altre tre cose che gli servivano, perché poi vi farò tutta una storia sugli Shirataki. Aspettate un attimo. Ciao ragazzi, sì, certo che lo conosco Jonathan. Scusate l'interruzione in continua, ma adesso sto andando a prendere l'Enjoy
perché il mio paziente degli scirotachi mi ha detto di raggiungerlo in un punto non lontanissimo da qua, così il poliziotto è andato. Io devo fare la terapia familiare e io porto un attimo gli scirotachi al paziente e le altre 3-4 cose sue e poi vado lì e poi non lo so, poi muoio perché credo di morire. Adesso ho messo il navigatore perché c'è il navigatore a piedi. No ragazzi, io così, cioè veramente. Poi sono passata dal riposo comunque alla ripresa totale, cioè veramente oggi comincio a sentirmi fulminata. Non sto male perché devo dire, madonna, se non avessi fatto le cure che ho fatto quest'estate, a quest'ora sarei ricoverata. Ma davvero, Comunque ad ogni buon conto Lorenzetti sono dislocati per tutta Roma, per cui non c'è problema. Possiamo affrontare la mia morte incipiente in qualsiasi momento. Sì, Pina, perché? Perché mi chiede se conosco Jonathan, a parte che non vedo connesso nessuno. Sa che devo fare un bel reset di questo tablet, poi chiudi, metti, apri applicazione, poi l'applicazione della maledetta bilancia. Io continuo a camminare, ma sto pezzo di dente che mi si è rotto per colpa di Simona. Ciao Patrizia, senti, mi sono dimenticata di chi, cioè me l'avrei già detto, li mangio gli shirataki. Perché sono andata a prenderli per un mio paziente, ma siccome c'hanno il 3x2, lì sono quelli proprio super originali, un lucomannano purissimo, altamente purificato. Ma a me risulta che sia a sinistra, per quello che sappia io. Poi mi dicono, ma in palestra, no? Non vado in palestra, però farò almeno 8 km al giorno di solito. A me piace, qua c'è il ristorante Franco Arvicoletto, dove siamo andati a mangiare una volta con tutto l'ambulatorio. Oltre a essermi preso un cazzettone allucinante perché non mangiavo, ho bevuto un bicchiere di vino bianco, non vi dico in che condizioni stavo. E dei golci, moro. Cose pucciose. No, ho visto un banco di gelati, ma c'ho l'urto. Scusa, via di porta la bicana. Di porta la bicana. Prima degli archi. Porta la bicana. Eccola là. A prima a sinistra. Ma non deve entrare nel tunnel? No, subito qui, guardi, prima degli altri. Ah, ok. Grazie mille, gentilissimo. Arrivederci. Ha detto una gran cosa. Gli ho detto gentilissima, mi ha risposto non costa niente, scusate. Scusa, riparate i vetri del tablet? Mi sai dire questo quanto. Solo il vetro però. Quanto Samsung Galaxy Tab 10 SMT585 Tab 10. Mo te lo dico subito. Prendere 8 piccioni con una fame. Devo sbrigare però. Allora, Galaxy Tab A10
A10? Sì, e poi lo specifico è SMT585. SMT585. Il mio è bianco, però se dovesse avere la scocca nera non mi interessa. È solo il vetro da cambiare, eh. Ma ci siete, ragazze? Tesoro, dimentica i castroni, non li comprerei più da castroni. Che io apprezzo, ma castroni faremmo un po' con ladroni. Restano delle cose eccezionali. Domani te li porto sia già cucinati da me, sia una confezione di questi che sono originali, che sono quelli che proprio mangiano gli orientali come pasta normale, non per dimagrire. Siccome sto mio paziente li prende sempre qua a Roma, ma è sempre in partenza per Sydney, per fare ingegnere. Ciao Lady K. Smoke, no, fantastico, c'è il kit del piccolo tossico, guardate. Ciao, grazie Jackson. Hanno dimenticato di scriverci qualcosa, secondo me. Vanno un semi spagnolo. Ciao papà, cazzo. A10. Parola arcana, io mi siedo, approfitto. La macchina 15 minuti gratuiti, ma sono già passati 9. E sono arrivata. Poi raga, corro da una parte e dall'altra. Allora, dimenticate le spese. Dimenticati perché da domani gli share attacchi. Un pacco te lo porto proprio sano. Un pacco di quelle che ho a casa io sempre presi là. Te le cucino. E poi ti faccio vedere come si preparano, perché essendo quelli. Sì, però tieni conto che questi sono quelli di glucomannano vero, originale, perché sono quelli che mangiano gli orientali come pasta loro, perché in Asia, infatti, perché è difficile trovare un. Allora, numero modello è T580. SMT585. Vengono praticamente usati per l'alimentazione loro, quindi loro al posto della pasta. Sì, no, più che altro raga, che sto cercando un posto che non sia un latrocinio, anche perché tra l'altro io sto cominciando adesso a lavorare, ma ancora soldi non è che ne stanno entrando. Cioè, cosette, cioè. Quando arrivo? Dovrò fare tutte le analisi, le cose. Vai, ho quanto costa? Ha chiesto quanto costa e sorride, non so se sia un bel segno. Ora capo! A posto? È aperto tutto? Sente la. E quando arriva? Ok. Scusa che mi sono seduta, ma sono un po' stanca. Sì. L'hai trovato? Sì. E solo in vetro costa, si arriva incluso servizio, 70. Più o meno tutti così. Ma quando arriva però? Mi sa che domani ti posso dare. Perché io ho chiamato una parte, un negozio in grosso, loro non c'è, però
se stanno forse in un'altra parte, io chiamo subito. Lo chiedo, sì. Però te lo posso portare domani mattina? Sì, anche. Se te lo porto domani mattina quando... No, ti spiego perché... Domani mattina mi devono... Sul lavoro mi devono pagare, così almeno poi te lo posso pagare, sennò... Cioè, c'è un problema logistico. Posso dare 2 minuti? Sì, sì, 2 minuti sì. Domani ce lo faccio. Ma della clientela parlerei più che altro. Volevo tenerlo così, ma ho scoperto tramite il mio ex che, e tramite Fabio, che praticamente se non mi sbrigo a ripararlo, i pezzi di vetro romperanno anche il touch sotto, quindi poi si tratta di buttare un... La coperta è la Zenfone 3? Zenfone 3 è solo semplice. Come? Va a vedere? Zenfone 3... Zenfone 3 Max o Zenfone 3 normale? 5,2 quello normale. Ecco. Stiamo qua. Quanto viene questa? 5 euro. Che altri colori c'hai? Stanno verde fucsia. Basta? Sì. Così per forza satinato dietro. Pure le telefonate, Il nero? Sì, nero, sto. Ho finito. Scusa, manca da... c'ho una macchina in noleggio. Ah, lì? Sì, no, mi scade il tempo, se no comincio a pagare. Allora facciamo domani mattina. Ok, ma se vengo domani mattina, poi il pezzo che ti arriva quando? Mi sa che sì, ci stanno un'altra parte, quindi ti possiamo fare domani, ti posso dare, è pronto, Fabio. Domani stesso? Ok, allora vengo domani mattina, che ora aprite? Alle 10, 10 e mezzo. Ce l'hai un biglietto del negozio? Sì. Grazie. Ok, ascolta, io se no... Dimmi. Vabbè, vengo comunque. Poi va bene anche nero, non è un problema se non c'è bianco, okay? Mi raccomando, no? Perché guarda, mi hanno detto che se... Finora funziona sotto, ma stanno camminando tutte le cose, se no si rompe anche... Anche il touch. Anche il display. Infatti mi hanno detto adesso è già un bel po' che è così. Va bene. Ok, ci vediamo domani, grazie. Domani dopo che ho fatto 2 o 3 visite, vediamo un attimino. A domani, ma che aspettate che devo controllare Enjoy e devo chiamare il paziente che mi sta chiamando ossessivamente. Voi non sentite perché è su silenzioso. Sì, è 70, ma è tutti 70, uno addirittura 80. Del resto ho provato a controllare, il pezzo costa 30, 35, 40, non si trova facilmente, non c'è su Amazon, c'è su dei siti specializzati che ti fanno pagare 10 euro di spedizione, quindi alla fine vai a spendere 65 euro. Però il fatto è che adesso... E la ragnatelatura è diventata talmente tanto esagerata che sta cominciando a scheggiarsi e quindi praticamente sia Fabio che Pasquale, che è il mio ex che ha un negozio di informatica, mi hanno detto che così rischio di buttarlo il tablet, perché se si intacca il touch, ciao cuore, quindi